Oggi andrò a preparare la carbonara di zucchine. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 400 g di spaghetti quelli fini, 400 g di zucchine, 4 tuorli, olio quanto basta, sale quanto basta e circa 60-70 g di pecorino romano. Come prima cosa, mettiamo sul fuoco la pentola con l'acqua per la pasta. Dopodiché andiamo ad occuparci delle zucchine. Tagliamo la parte iniziale e la parte finale. Dopodiché la dividiamo in due. E ricaviamo delle strisce spesse. Lo spessore deve essere questo qua. Dopodiché andiamo a tagliare come se stessimo tagliando del guanciale. In questo modo. E facciamo la stessa cosa con le altre zucchine. Dopo averli tagliati tutti, possiamo passare ai fornelli. All'interno di una padella vado ad inserire l'olio extravergine di oliva, circa 2 cucchiai. Accendo la fiamma e faccio riscaldare l'olio. L'olio si è ben riscaldato, andiamo ad inserire le zucchine. Le facciamo andare per qualche minutino, dopodiché aggiungiamo un pizzico di sale. Mettiamo un pizzico di sale, ma poco perché c'è il pecorino poi. Facciamo saltare. Mettiamo il coperchio e lasciamo andare le zucchine. Per evitare che si asciughi troppo e quindi le zucchine si possono bruciare, andiamo ad inserire un mestolo di acqua di cottura. La fiamma al minimo e lasciamo andare. Mentre le zucchine vanno, prepariamo i tuorli con il grana padano. Quindi, dentro una ciotolina più capiente, inserisco i tuorli. Inserisco il pecorino. E vado a mescolare. E lo mettiamo da parte. Le zucchine sono pronte, adesso li tiriamo fuori e le andiamo ad inserire all'interno di una ciotolina. L'acqua bolle, vado a salare. Calo gli spaghetti.
tre minuti prima dalla fine della cottura li tiro fuori e li vado ad inserire all'interno della padella dove abbiamo cotto le zucchine. Gli spaghetti sono al dente, adesso li tiriamo fuori e li mettiamo all'interno della padella dove abbiamo cotto le zucchine. Accendo di nuovo la fiamma e inserisco gli spaghetti. Facciamo insaporire. Per comodità ho cambiato padella. Metto un mestolo di acqua di cottura. Inserisco le zucchine. E faccio insaporire. Bene, adesso spengo la fiamma, inserisco i tuorli con il pecorino . Mescolo . Aggiungo un mestolo di acqua di cottura. Facciamo formare una bella cremina e la mia carbonara di zucchine è pronta. Adesso vado ad impiattare. E la mia carbonara di zucchine è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Ho dato una spolverata di pepe. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!